Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Apriamo subito con il punto sulla Serie D. Quella di domenica si prospetta con un bel crocevia per gli interessi della lotta al vertice del girone. Seconda di ritorno in Serie D e subito l'adrenalina prende il sopravvento per gli scontri incrociati che interessano il campionato. Gavorrano Arezzo da una parte e Poggi Bonsi Pianese dall'altra rappresentano il primo crocevia stagionale. Nelle ultime 5 partite, per esempio, sia gli Amaranto che i Maremmani hanno marciato a braccetto conquistando 10 punti. Nella classifica generale, la formazione del Gavorrano accusa un distacco di 6 punti dall'Arezzo con 31 punti all'attivo a rispetto dei 37 dell'Arezzo. All'andata i ragazzi di Indiani si imposero in rimonta dopo aver subito il vantaggio iniziale dei marcheggiani, poi la risposta con Pattarello e Convitto che chiuse una bella iniziativa promossa da Diallo. Rispetto all'andata molte cose sono cambiate, visto che non mancano le novità in entrambi i fronti. Ben 6 volti nuovi in casa della squadra di Bonura, 2 gli ex Dierna nel Follonica Gavorrano e Arduini arrivato da poco nell'Arezzo. Nella passata stagione la peggiore partita degli Amaranto si materializzò proprio a Gavorrano. La partita sarà seguita con grande interesse anche nel confronto di Poggi Bonsi, dove sarà di scena la Pianese. Forse è presto per dire che quella di dopodomani sarà il primo crocevia dell'anno, ma non c'è dubbio che chi perderà punti pagherà un pedaggio salato per le sue ambizioni. Il fantasista che cercava, i biancorossi hanno ufficializzato l'ingaggio del centrocampista offensivo Mattia Trovato del 98, compagno di squadra di Mosti nella primavera della Fiorentina. Trovato ha poi collezionato 9 presenze in Serie B tra Cosenza e Livorno e 22 presenze in Serie C con Cosenza e Albino Leffe. In avvio di stagione ha vestito la maglia del Castrovillari in Serie D. Un gran bel colpo che segue l'arrivo dell'attaccante albanese classe 2002 Eric Troche. Entrambi saranno a disposizione subito di Alessandria per la trasferta di domenica in casa di Ghivizzano. Ed è in arrivo il Livorno. In casa San Giovannese c'è massima concentrazione per una partita speciale. Capitano Rossetti, ora arriva a Livorno dopo il pareggio di Ostia, un po' sofferto, ma anche per il singolo episodio, insomma, che è successo all'inizio ripresa. Queste sono le partite, se non altro, quella con i Labronici che non hanno bisogno durante la settimana di trovare la carica giusta, no? Viene da sé. Sì, partiamo da domenica. Trovavamo una squadra forte sulla carta, su un campo difficile, come si è visto. Purtroppo l'episodio da rivedere, mezzo e mezzo, ci ha condizionato perché rimanere in 10 a Ostia non è semplice, però da squadra abbiamo tenuto botte, era importante uscire con un risultato positivo e quindi va bene alla fine, per come è andata la partita, va bene il pareggio. E la partita di domenica si prepara da sola perché è una delle 3-4 partite più importanti della stagione, si torna a giocare in casa finalmente, quindi davanti al nostro pubblico. Loro sono una squadra forte, costruita bene, che comunque sta un po' rincorrendo la vetta, però noi dobbiamo fare il nostro percorso, il nostro cammino, e spesso e volentieri in casa e soprattutto in queste partite qua ci esaltiamo ancora di più, quindi faremo in modo, metteremo tutte le nostre potenzialità per sfruttare domenica, per portare un altro risultato positivo a casa. Penso alla gara di andata, grande soglia di attenzione e anche un pizzico di fortuna, perché se uno di quei due pali entra probabilmente finisce in una maniera diversa, però c'è il ricordo di una bellissima vittoria. Sì, l'ho detto più volte quando si parlava anche di cinismo, no? Che magari ci mancava un po' in qualche partita. La partita dell'andata rispecchia cosa vuol dire essere cinici. Noi abbiamo fatto 2 tiri, 2 gol, abbiamo vinto a Livorno soffrendo tanto perché comunque loro ci hanno messo sotto per gran parte della partita, però è stata una partita dove noi abbiamo sfruttato quelle 2 occasioni che abbiamo creato. E ci saranno partite durante la stagione dove si riproporrà queste situazioni, ma noi dobbiamo migliorare sotto quegli aspetti. E Daniele Bazoffia torna al Triestina, anzi di fatto non ha mai lasciato il club bianconero, è saltato ufficialmente il trasferimento dell'attaccante alla C4, una trattativa decollata nell'ultimo giorno di mercato, il 23 dicembre. Il problema sta tutto nel fatto che Bazoffia fosse tesserato come istruttore della scuola calcio del Triestina ed il regolamento non consente il tesseramento di un allenatore per 2 club nella stessa stagione.
E prosegue la preparazione del Montevarchi in vista dell'arrivo della capolista reggiana. Luca Lischi parla del momento non facile della squadra rosso-blu. Giorni pesanti per il Montevarchi, alle prese anche con il mercato. Se n'è andato Fabio Alagna, destinazione Potenza. L'attaccante siciliano fu protagonista della vittoria di Imola. Per il resto tante assenze e dei problemi di ambientamento. Ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo di Alessandro Silvestro, classe 2002, che proviene dalla primavera dell'Inter e che in questa stagione ha esordito con la maglia della Provercelli. Intanto la sconfitta con l'Olbia è stata archiviata. A Luca Lischi, autore del vantaggio, chiediamo perché la squadra aquilotta è calata di colpo nella ripresa. La partita di domenica a Olbia, abbiamo sbagliato fondamentalmente il secondo tempo, ma più che a livello tattico e tecnico ci sono stati degli errori dal punto di vista dell'atteggiamento, che è la cosa sulla quale stiamo lavorando e la cosa assolutamente da non ripetere. Con Banchini Lischi ha ripreso confidenza con il terreno di gioco, cosa che nell'ultima fase con Malotti era perduta. Cos'era successo? Quello a cui io do più importanza e anche il mister di prima dà più importanza è sicuramente l'aspetto umano, e tra me e lui non c'è assolutissimamente nessun tipo di problema. Sono state fatte delle scelte tecnico-tattiche che io ho giustamente accettato e adesso sono qui a giocarmi le mie carte come d'altronde era prima. Contro la reggiana il pronostico è tutto per la corazzata emiliana. Che possibilità ha il Montevarchi? La prepareremo al meglio possibile, sappiamo che tipo di squadra è, sappiamo e soprattutto parla la classifica, parla dei numeri per loro, e ci giocheremo questa bellissima gara. Il Montevarchi ha preso in prestito dalla Ternana l'attaccante Pietro Rovaglia, classe 2001, cresciuto nel Chievo, punta centrale. Usa tutti e due i piedi. Rovaglia è alto 1,85 m, il giocatore è già a disposizione di mister Banchini. Rovaglia compensa la partenza di Alagna, che come abbiamo sentito è stato dirottato a Potenza. Pallavolo, tutte impegnate nei parquet di casa le formazioni della provincia di Arezzo. L'impegno più proibitivo resta quello del Cortona con la Jumbo Service di Sesto Fiorentino. La seconda di ritorno nel girone A della pallavolo toscana ci porta in dote tre partite per le nostre formazioni, tutte sul parquet amico. Il club Arezzo attualmente terzo in classifica, ospita alle 18 il Volley Prato. Pronostico per i ragazzi di Mirko Morelli, che dopo le ultime due sconfitte di campionato sono chiamati al piano riscatto. Ne hanno la piena facoltà visto quello che hanno combinato fino ad oggi. Resta il rammarico per la sconfitta della scorsa settimana, un 3-0 che però non fotografa i valori del match. Infatti i tre set sono stati persi a 23, a conferma di come il sestetto dei Botoli abbia lottato in maniera strenua. Chi invece punta a incentivare la sua serie è utile il Volley Cortona, che dopo il successo di Colle ospita al Palaciotola di Tarontola proprio la Maxi Jumbo di Sesto Fiorentino, la squadra che ha battuto il club Arezzo attualmente al secondo posto in classifica. Per i ragazzi di Pareti sarà l'occasione giusta per dimostrare quanto di buono ho fatto prima e dopo la sosta. Chiude il conto il Volley Foiano, che ospita il Colle. Io e i bei compagni sono chiamati alla grande impresa. Interessante iniziativa in programma domenica prossima a San Giustino Umbro grazie al Tennis Tavolo. Il gruppo sportivo Tennis Tavolo Edera Amicis di San Giustino Umbro, con sede in via Alfieri, sopra il locale CUP, in una stupenda cornice storica unisce sportivamente la Valtiberina toscana a quella umbra. Il titolo della manifestazione di domenica prossima è lo sport che non lascia indietro nessuno e unisce generazioni. Il gruppo sportivo Edera Amicis organizza per domenica 15 gennaio un pomeriggio di incontro, confronto, gioco tra genitori e ragazzi dalle ore 15 alle ore 19. Con tennis tavolo, calcio balilla, scherma, ginnastica artistica. Un pomeriggio di sport tra genitori e ragazzi, lontani dai cellulari, in perfetta condivisione. Sarà presente anche un punto informativo Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.